Ciao amici, oggi sono qui in compagnia della mia vittima preferita. Purtroppo. Chi poteva essere se non lui? Riccardo Dose. Riccardo Dose, che è qui a supportarmi, sopportarmi e non esistono altre parole che iniziano così. Dove ci troviamo oggi? Siamo presso il Palazzo della Salute del gruppo San Donato, che ci hanno invitato a provare i loro macchinari. In particolar modo c'è un macchinario che stuzzica il mio appetito e la fantasia, come direbbe qualcun altro. Ovvero un macchinario che analizzerà le condizioni della tua pelle. E io sono molto fissato con la mia pelle, perché io sono cresciuto sempre col fatto che pensavo di avere la pelle bucherellata. Guarda bene, è un po' bucherellata. Siamo pronti per l'analisi visia del tuo volto. Nonostante la faccia grande di Simone, il sistema è riuscito nel suo intento. Una prima immagine ci mostra quelle che sono la presenza di macchie sul tuo volto. Comincia a darci delle informazioni. La prima informazione che ci dà riguarda le macchie e quindi delle alterazioni della distribuzione della pigmentazione. Ci darà anche delle informazioni per quanto riguarda le rughe, in particolare della regione frontale, e nel caso tuo a livello frontale non si osservano delle rughe significative. Vediamo che la giovane età del nostro Simone qua si fa vedere, perché non c'è nessuna ruga. Rispetto a Riccardo lui ce l'aveva almeno sotto le... Esatto, qui diciamo che la situazione è andata meglio. Dal punto di vista dell'uniformità, l'apparecchio segnala che ci sono diverse zone non uniformi dal punto di vista sia della pigmentazione che della texture. Qui abbiamo una situazione, per esempio, rispetto a lui c'è un maggior quantitativo di pori dilatati, soprattutto nella parte centrale del volto. Possiamo fare anche un'analisi delle macchie indotte dalle ultravioletti. Ecco, qui vediamo che c'è una discreta quota di macchie, sempre e soprattutto nelle regioni centrali del volto, dovute al cumulo di ultravioletti presi nel corso della vita. Troppe lampade, Simone. Forse qualche lampada. Non ho mai fatto una lampada in vita mia. Questa analisi multispettrale ci evidenzia quelle che sono le macchioline, che possono essere evidenziate bene anche ad un esame clinico. Ci sono anche delle macchie marroni, che sono parzialmente evidenziabili anche ad uno semplice esame obiettivo. Anche un'ulteriore immagine ci dice invece quali sono le aree rosse. Vediamo che la situazione di Simone è molto buona, perché sono pochissime zone rosse, eccessivamente rosse, segnalate dall'apparecchio. Per quanto riguarda invece il contenuto delle porfirine, ossia di queste sostanze che si attivano con gli ultravioletti, vedete che questi follicoli sono ricchi di questa sostanza che si attiva attraverso gli ultravioletti. Questo è un reperto molto comune nei soggetti giovani, quindi non è niente di drammatico. Possiamo avere anche una visione panoramica di tutti questi aspetti, tutte le nostre immagini riassunte. Infine andiamo a valutare, attraverso un'elaborazione del software, qual è la tua true skin age. Questo mi preoccupa. In questo momento noi abbiamo davanti agli occhi la tua età reale della pelle. Tu parli come noi perché ti hanno assunto, perché faccio parte dell'equipe medica. Il software in questo caso ci dà delle ottime notizie, perché secondo il software, analizzando i vari parametri della tua cute, la tua true skin age corrisponde a 19, quindi sei tornato adolescente. Complimenti. Sono tornato più piccolo, sono ringiovanito. Sono più 20, sì, 19 anni. Sei assunto pure tu. Sono assunto anche io, mi avete preso. Non me l'aspettavo. Io pensavo, mo vengo qua, faccio la figuraccia. Invece bene. Invece è andata bene, grazie mille. Invece complimenti, dobbiamo farti complimenti. Grazie. Quindi è segno che la tua cute è in buone condizioni generali. Ma le maschere fanno male? Quindi ragazzi, che dite? Questa esperienza oggi finisce qui. Purtroppo sì. Righi, però vedi, cioè io... Sei giovanissimo. Cioè, sono giovane dentro e sono giovane fuori. Non ci sta niente da fare. Vedi, sono una persona totalmente... biologicamente giovane. Bionica, sono un robot. Noi ringraziamo il Palazzo della Salute per averci ospitato, per prendere parte soprattutto a questa esperienza. Per qualsiasi informazione vi lasciamo tutte le info qui sotto nell'info box. Noi vi ringraziamo e ci rivediamo al prossimo video. Bella. Chi? Mia mamma. Ah. Ha ha ha.